queste ore sui social network sta circolando un video in cui si vede Javier Martinet reagire con stizza ad un gesto di Shayla Gatta. Come hanno raccontato gli attenti fan del Grande Fratello, la notte scorsa il pallavolista si è ritrovato una felpa della ballerina sul letto, e quando se ne è accorto l'ha presa e l'ha gettata via. Secondo molti spettatori la ragazza starebbe cercando di infastidire il coinquilino, sperando che sbotti per farlo passare dalla parte del torto, ma per ora non ci starebbe riuscendo. Il gesto notato dai telespettatori, lunedì scorso Javier ha detto che non avrebbe più considerato Shayla, che si sarebbe limitato ad un saluto al mattino per educazione e a nulla di più. A distanza di qualche giorno dall'ultima puntata, si può dire che il concorrente del GF ha mantenuto la parola perché ha ignorato la ballerina e ha evitato qualsiasi interazione con lei. L'altra notte, però, alcuni spettatori si sono accorti di un gesto di stizza che Martinet ha fatto quando si è accorto che sul suo letto c'era una felpa di gatta. Non si sa se per errore o per provocazione, ma l'ex velina ha lasciato un suo indumento dove dorme il pallavolista e lui non ha gradito. In un video che sta circolando su X, infatti, si vede il ragazzo lanciare qualcosa e altri inquilini che si girano verso di lui per capire cosa stava succedendo. Il parere di chi guarda la trasmissione? Sono trascorsi quasi 7 giorni da quando Javier ha scoperto cosa è successo in Spagna tra Shayla e Lorenzo, ma tra loro non c'è ancora stato un confronto. Martinet e Gatta non si rivolgono la parola dalla puntata del GF del 28 ottobre, forse anche per questo lui ha reagito con stizza al ritrovamento di una felpa della ballerina sul suo letto. Lei lascia la sua felpa sul letto di Javier, si sarà confusa visto che lì ci ha dormito per 7 sere di seguito, ha commentato in modo pungente una fan. Ma lei cosa voleva fare? Io gliel'avrei lanciata in faccia, ha deciso di ricominciare il teatrino, sta rasentando il ridicolo, oltre il danno, pure la beffa, lei dovrebbe ringraziare che lui non la considera, un altro avrebbe fatto di peggio, hanno scritto altri utenti di X dopo aver saputo cosa è successo la notte scorsa tra le mura più spiate d'Italia. La reazione agli aerei a favore di Javier. Qualche giorno fa sulla casa del GF sono volati diversi aerei con i messaggi da parte dei fan e molti di questi erano per Javier. Vola alto, l'Italia sa, go solo, noi con te. Queste sono alcune delle frasi che gli spettatori hanno fatto recapitare a Martinet. Mentre il ragazzo ringraziava le telecamere hanno indugiato sul volto tirato di Shayla. Anche perché in quegli striscioni c'erano dei riferimenti indiretti al suo comportamento dell'ultimo periodo. Colpita da questo e dal fatto che non è arrivato nessun aereo per lei, poco dopo la ballerina si è messa a piangere dicendo di non reggere più la situazione che si è venuta a creare in casa da quando si è legata a Lorenzo.